Io è da tempo che affermo che all'interno dei capannoni c'è un'attività che è abusiva e che c'è una suddivisione fittizia dei capannoni che avevano destinazione artigianale e viene chiesta con una scia la destinazione commerciale. I rilievi degli uffici hanno accertato 38 attività, quindi una divisione fittizia dell'attività all'interno di un capannone e 18 nell'altro. Quindi direi molte attività commerciali all'interno di questi capannoni e gli uffici hanno complessivamente sanzionato tra oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e la sanzione per ogni attività che è circa di 5.000 euro per ogni suddivisione fittizia in 1.000.000, un po' più di 1.200.000 euro. Ecco, io mi aspetto ovviamente che ci sarà un contenzioso su questo. Però è da tempo che io continuo a ripetere e facciamo le verifiche dicendo che quelli sono centri commerciali e non sono attività all'ingrosso. Noi abbiamo cominciato a fare le verifiche, le sta facendo anche la Guardia di Finanza e anche ovviamente gli altri reparti, lo Spisal. Bisogna verificare secondo me anche i lavoratori all'interno se sono tutti quanti in regola oppure no. Una, diciamo, battaglia verso delle attività che fanno una cattiva concorrenza alle nostre attività, che invece sono su luoghi che sono apposta sia dal punto di vista edilizio che urbanistico che dal punto di vista della sicurezza. Sono attività che non hanno problemi, invece queste fanno una concorrenza sleale alle nostre attività.